ritmi sempre più frenetici della vita di ogni giorno, con il cellulare in mano che riceve e trasmette messaggi che vogliamo immediatamente seguire o vogliamo o dobbiamo seguire, e poi tutti i problemi complessi che si accumulano giorno dopo giorno tolgono probabilmente da noi l'attenzione verso taluni gravi problemi a livello mondiale molto pericolosi per il nostro futuro, per il futuro della democrazia. Certamente tutti sappiamo, conosciamo e viviamo la tragedia della guerra in Ucraina determinata dall'invasione del paese da parte della Russia di Putin. Quello che preoccupa e di cui vorrei parlare oggi è il crescente autoritarismo che abbiamo a livello mondiale in termini generali. Abbiamo due sponsor forti, purtroppo, di questo, la Russia di Putin e la Cina di Xi Jinping. Ma certamente non tutto va riconosciuto a loro, c'è questa tendenza forte e preoccupante. Pensiamo anche a quello che sta succedendo in Africa, Sudan e poi la Nigeria, un grande paese. E poi dobbiamo pensare anche a quello che sta succedendo all'interno della nostra Europa, della nostra cara Unione Europea. Le situazioni autoritarie, sempre più autoritarie, che abbiamo in Ungheria, nella Polonia, anche in altri paesi dell'Europa centro-orientale, ma ad esempio per quanto riguarda la Repubblica Ceca, e ultimamente avvertiamo purtroppo il crescente, l'affermarsi di un autoritarismo anche in Grecia. E pensiamo che abbiamo un governo che è sostenuto da un partito che si chiama Nuova Democrazia. Questi autoritarismi crescono e utilizzano soprattutto strumenti che sono elementi fondamentali della democrazia: la libertà di informazione e la giustizia. Sappiamo che in un sistema democratico deve esserci una netta distinzione fra potere legislativo, il Parlamento, potere esecutivo, il governo, e potere giudiziario, la giustizia. Questo purtroppo non c'è in questi paesi autoritari. Dobbiamo considerare che dopo l'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, Biden, lui ha promosso un collegamento a livello mondiale fra tutte le realtà democratiche per avvertire il pericolo che c'è per la democrazia, per il futuro della democrazia e della libertà nel mondo in termini generali. Ecco dunque, questa situazione pericolosissima a livello mondiale, anche all'interno della nostra Europa, e anche noi dobbiamo cercare di fare la nostra parte. E che cosa possiamo fare? Con il nostro voto, evidentemente, ed anche cercare di realizzare una sensibilizzazione fra di noi, in modo tale che si sia sempre vigili di fronte a questi gravi fenomeni che succedono a livello mondiale e che sono preoccupanti per il nostro futuro.